Ecco, seguendo il suo intervento, lei ha detto che la burocrazia come dire, si sconfigge, si elimina con due cose, con le leggi ovviamente, ma soprattutto con i comportamenti. Ecco, quanto è difficile però arrivare a davvero sburocratizzare questo paese in maniera importante? Tanto, però cominciamo. Come dicevo, il punto è noi abbiamo un impianto di diritto amministrativo, che è l'infrastruttura giuridica che regola il funzionamento della pubblica amministrazione, che per molti aspetti non è diverso da come ce lo portò Napoleone nell'Ottocento. Quindi una prima riforma strutturale seria da fare è rivedere massicciamente l'impianto del diritto amministrativo italiano. Abbiamo grandi esperti di diritto amministrativo in questo paese, mettiamoci in questa impresa. La seconda cosa è i comportamenti individuali. È molto più difficile, è impossibile cambiarli per decreto. Su questo credo sia opportuno parlare di formazione della classe dirigente della pubblica amministrazione e ricambio generazionale. Ma prima formazione che ricambio generazionale, perché non far entrare un giovane che ha la stessa testa di un più anziano non risolve il problema. E questo è un paese che da tempo ha smesso di formare e selezionare la propria classe dirigente, sia in politica che altrove. Quindi ripartiamo da lì. Quanto è, insomma, possibile, lontana, vicina a una riforma seria, vera, importante del fisco? Lo sa meglio di me, le aziende lavorano per 7 mesi all'anno, forse di più per lo Stato. Insomma, è così, un sistema davvero difficile da A sorreggere. costo di sfidare l'impopolarità, noi stiamo dicendo che ci piace molto il green, il digitale, eccetera, ma se noi non abbassiamo le tasse in questo paese non tornerà mai a crescere, anche se diventa il più green d'Europa e del mondo. Rifare completamente l'IRPEF, ma da capo, non fare piccoli aggiustamenti. Rifarla da capo, finalmente siamo riusciti a renderlo argomento di attualità, ora dobbiamo farlo. Noi siamo per un sistema più semplice. Io sogno il giorno in cui si fa la nuova IRPEF, chiamare sul palco dei bambini di 12 anni, provare a spiegargliela e vedere se l'hanno capita. Forse esagero, ma sogno quel tipo di semplicità di sistema fiscale. È un fisco più equo per chi lavora e produce. Oggi il nostro sistema fiscale è iniquo e inefficiente e io credo che la prima cosa sia provare a cambiarlo in maniera definitiva e strutturale. Per far ripartire il lavoro, secondo lei c'è una manovra all'orizzonte più veloce, magari anche dal punto di vista dell'approvazione, perché davvero ci si prospetta davanti, insomma, un autunno faticoso? Noi abbiamo speso 100 miliardi, non tutti sono stati spesi nel modo migliore possibile, ma è stato un grosso stimolo e soprattutto anche per parare i colpi della crisi. Penso ai tanti miliardi spesi per la cassa integrazione che se non avessimo fatto avremmo milioni di disoccupati in questo paese. È evidente che ora c'è da guardare avanti. Noi crediamo molto nella misura dell'ecobonus al 110% per far ripartire l'edilizia e penso che i soldi del Recovery Fund dovranno essere usati per allargare questi incentivi agli investimenti privati, anche perché vanno subito a terra. Se aspettiamo che sia il pubblico a spenderli questi soldi, rischiamo di fare notte. Quindi incentiviamo gli investimenti privati, usiamo tutte le risorse disponibili, incluso il MES, non usarli è incomprensibile. Far andare avanti l'ideologia piuttosto che la praticità. E io sono convinto che con le buone politiche, un buon utilizzo del Recovery Fund, questo paese ce la farà, anche perché non abbiamo alternative.